Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Salve a tutti in questa fredda Voghera, anche oggi con Vox Populi chiediamo un parere alle persone fermate in maniera casuale tra le vie della città. Jill Selter è stata ribattezzata la mamma più sexy del mondo grazie ad Instagram. Recentemente infatti è diventata famosa grazie al celebre social network dopo aver pubblicato una serie di scatti in abbigliamento succinto, se non addirittura scabroso, insieme alla figlia, modella e istruttrice di fitness. La Selter non è la prima a scegliere di posare in foto sexy davanti a milioni di utenti. In Italia infatti era già capitato con le tanto chiacchierate Antonella Mosetti e la figlia Asia Nucitelli. Nonostante gli esempi appena citati siano tutti senza dubbio dotati di una notevole avvenenza fisica, cosa ne pensi di quelle madri 40-50 anni che scelgono di posare quasi senza veli con la propria figlia e pubblicare le foto sui social network? Non lo so, se piace a loro sono libera di farlo. Vabbè, siamo nel 2016, quasi 2017, credo che ognuno sia libera di fare quello che vuole. Naturalmente ci sono due posizioni sul fatto che c'è gente che magari lo ritiene poco carino, e poi ci siamo noi maschi che naturalmente ci fa molto piacere. Credo che sia una cosa ormai abbastanza normale nei nostri giorni d'oggi. Beh, siamo ormai nel 2016 e è normale che sia in televisione, che nei giornali, che nelle riviste odierne si veda molte scene di nudo facilmente, quindi è normale che anche una donna magari che tra virgolette di corpo se lo può permettere, si esponga sui social network, magari anche con le figlie in abiti osé, risulta normale. Ci dovrebbe essere comunque un limite a questa cosa qua, perché comunque quando il troppo stroppia, quindi se esagerano, non diventa forse più quasi un esporsi, ma un esagerare, quindi si cade forse nel porno. Come mai secondo te comunque molte persone ci chiacchierano sopra e giudicano negativamente questa scelta? Perché non hanno niente da fare, sostanzialmente. Quindi c'è la tendenza a criticare. Esatto, sono soltanto gelosi. Ah, gelosia anche, invidia. Invidia, soprattutto. Da parte delle mamme o delle figlie? Dalle mamme, naturalmente. Sì. Cioè, secondo me, non lo so, secondo me no. Danno un brutto esempio, secondo me. Non lo danno? No, lo danno. Ci può essere una gelosia di fondo, ma ci può essere anche una mentalità magari di anni prima, perché sicuramente ci sarà, in base all'età delle persone e di come giudicano, un giudizio diverso. Sicuramente la persona di 60-70 anni sarà più facile che giudicherà la cosa poco decorosa, magari un ragazzo giovane, anche per via degli ormoni, giudicherà la cosa magari più accettabile, o comunque accettabile se forse non lo colpisce, perché se fosse magari mia madre a me la cosa non piacerebbe. Se la mamma degli altri siamo tutti più contenti, perché tanto non ci tocca sul personale. Secondo te cosa piace invece agli utenti? Tu sei anche un ragazzo, non posso non chiedertelo, cosa piace agli utenti vedere madre e figlia mezze nude su Instagram? Quello piace a tutti, d'altronde penso che la pensino tutti così.